Una volta l'anno, nella newsletter che spedisco ai miei lettori una volta al mese, creo un sondaggio. Un sondaggio che mi serve per capire come muovermi e cosa proporre per il prossimo anno, sempre per offrire qualcosa di qualità. Quest'anno l'idea di farmi fare una domanda aperta, una richiesta, un suggerimento, per poter rispondere poi in un video. E questo è il video delle risposte a tutte le domande che ho ricevuto nella newsletter. Cominciamo. Come ti sei appassionato a questo mondo? Ho fatto un video, si chiama Perché fotografare i manicomi ed è stato il primo video che ho realizzato in questo mio nuovo sistema di comunicazione, che spiego tanti motivi per cui io ho intrapreso questa scelta, ho intrapreso questo percorso. Comunque, in sintesi, il motivo per cui mi sono appassionato a questa realtà, in estrema sintesi, è perché ho trovato molti elementi comuni con la società di oggi, nel senso bisogna cercare, io cerco di tirar fuori quelli che sono degli aspetti controversi della società che non sono mai stati del tutto superati. Cerco di utilizzare gli strumenti del passato per farci decifrare il presente, per farci vedere con occhi diversi quello che è il presente e in un certo senso sperare di seminare qualcosa di positivo nel cuore delle persone per far superare quello che poi è lo stigma verso la persona con problematiche. Hai mai immaginato di vivere in prima persona l'esperienza in un manicomio? Mi ricordo quando ero a Imola, la prima volta che sono stato nel manicomio di Imola, all'osservanza, la guida che era con me mi ha portato nell'archivio del materiale storico del manicomio e mi ha fatto provare una vera camicia di forza. Io mi ricordo la posizione completamente, cioè, scomodissima, non naturale, in cui le mie braccia erano posizionate e lì fu un momento di estremo disagio perché mi si è appesantito il respiro, ansia, impossibilità di muoversi e mi sono immaginato come sarebbe stata la vita dentro quegli indumenti, dentro quegli strumenti di contenzione dentro il manicomio. Sì, mi sono immaginato questa tipologia di vita. Perché documenti tutto questo passato? Scusa, forse è una domanda stupida. Ciao. No, non è affatto una domanda stupida. Il passato è la base per vivere il presente e per costruire il futuro. Quindi questo passato serve per farci capire, per farci scoprire, per farci rileggere la storia, per creare un futuro diverso. Perché il futuro si basa molto sul passato. Com'è cambiata la tua modalità di fotografo dopo le ultime esperienze editoriali? Beh, è indubbiamente cambiata tantissimo la mia visione grazie all'esperienza editoriale che ho avuto con Anime di Cartapesta. Perché diciamo che l'esperienza editoriale mi ha insegnato a vedere per prodotto. Questo non vuol dire vedere un qualcosa per vendere, è vedere un qualcosa di compiuto. Quindi dare proprio un percorso dall'idea allo sviluppo, al materiale da utilizzare, alle persone da coinvolgere, a come promuoverlo. Tutto questo qua è un qualcosa che ti insegna l'esperienza editoriale e ti aiuta poi anche nei progetti futuri per avere più chiarezza. Ecco, diciamo che l'esperienza editoriale mi ha dato molto più chiarezza. Come si documenta? Utilizza archivi storici? Utilizza testimoni? Io ho iniziato a documentarmi attraverso il web e attraverso le pubblicazioni, quindi libri stampati che trattavano quell'argomento. Poi, durante le riprese fotografiche, ho utilizzato in largo uso testimoni, proprio memorie orali del luogo, che sono state lo strumento principale poi per raccogliere buona parte dei miei racconti. Adesso sto cominciando a utilizzare, ad affiancare alle testimonianze orali anche l'uso di archivi storici, giusto per dare una struttura più completa e più importante alla storia da raccontare. Zitto, ma urla. Ho Quando ripassi in Liguria, quando presenterai qualcosa a Roma? Allora, la Liguria e Roma sono entrambi posti in cui sono in contatto con delle persone e spero di riuscire nel 2018 a farci un salto. È possibile organizzare un'uscita per vedere un ex manicomio?
Organizzare una visita in un ex manicomio non è proprio una cosa semplice, perché purtroppo molte strutture sono state consumate dal tempo, dal vandalismo e c'è appunto il problema dell'agibilità. Quindi non è semplice ricevere nuovi permessi e non è semplice portare persone al suo interno. Però alcune strutture riescono a fare tutto questo. Vediamo quello che si può fare, se questa cosa può servire per tenere viva la possibilità di un recupero, perché no? Perché non organizzare una bella visita in un manicomio per dare ancora più possibilità a racconti di questi luoghi di vivere? Oltre a ricordare gli istituti manicomiali, possiamo fare qualcosa per salvarli? Salvare questi luoghi è molto complesso, molto difficile. Io dal canto mio cerco di narrare per far sì che questi racconti arrivino a più persone possibili, che più persone possibili siano sensibilizzate dalla storia di questi luoghi e che più persone possibili possano riuscire a immaginarsi e a capire il valore storico di queste strutture e pensare a un recupero. Questo anche attraverso il sito, attraverso i racconti, attraverso le mostre, attraverso le pubblicazioni, tutto quanto serve per mobilitare. Poi sono disponibilissimo per qualsiasi collaborazione atta a recuperare una struttura, però il processo di recupero non è semplice. Ci sono alcune strutture più avanti, altre strutture più indietro, tutto quanto, diciamo, il discorso che riguarda il recupero è un insieme di incastri che riguardano condizioni economiche, progetti di superamento, riguardano tantissime realtà. Io, dal canto mio, nel mio piccolo, cerco di sensibilizzare più persone possibili per allargare poi così la potenza di questa storia, di questo nostro grosso patrimonio culturale, nella speranza che occhi importanti o idee importanti possano valutare veramente come necessario la salvaguardia di queste strutture. Avremo altri tuoi capolavori cartacei? Beh, direi proprio di sì. Sì, ci saranno altre pubblicazioni. No, non vi libererete abbastanza facilmente di me. A quando un docufilm? Wow, bellissima domanda. Quando un docufilm? Ti dico la verità, non so chi tu sia perché il questionario è anonimo, però era una cosa che ci ho pensato pochissimo, però in questi ultimi periodi in cui sto trattando molto nel video, l'idea di fare un racconto più lungo, un racconto molto più ramificato per raccontare una realtà ben marcata mi era venuto e quindi dai, metteremo in cantina anche la possibilità di fare un docufilm, non so in che tempi, però non lo so, prendiamoci un paio d'anni per trovare un racconto interessante da poter portare avanti e creare un corto mediometraggio, dai, proviamoci, proviamoci e crediamoci. Se hai bisogno di una mano per il materiale, fammi sapere. Chiunque tu sia, sì, mi farebbe molto piacere avere del materiale e ti prego, se riuscirai a vedere questo video, di mandarmi un messaggio privato su Facebook o di mandarmi una mail di risposta per farmi capire chi tu sia e come possiamo collaborare insieme. Fino a dove vorrai spingerti per affrontare questo viaggio nel passato dei manicomi? Posti da vedere, persone da conoscere. Mi voglio spingere fino a dove riesco a recuperare più cose possibili. Come detto in un altro video, il nostro scopo è quello di salvare le cose che sono prossime alla cancellazione. E quindi prima era la struttura in sé per sé, il manicomio in senso architettonico, la cosa più vicina all'essere cancellata dal tempo. Dopo questo sono diventate le persone, sono diventati i racconti, perché a livello cronologico, diciamo, le persone più esposte alla cancellazione del tempo, all'oblio, sono i veri testimoni. Quindi, fin dove
Mi voglio spingere, voglio cercare di raccontare più storie possibili, quindi partendo da quello che poi comunque è un racconto fatto per immagini dell'architettura, dei luoghi in cui il concetto di manicomio è nato, si è sviluppato, diciamo, fino ad arrivare a quello che poi comunque è l'impatto sociale che ha avuto il manicomio, sono i racconti umani che ha avuto il manicomio. Sono le storie fatte dalle persone. E se oltre questo si trova qualcos'altro, ok, allora lì ci sarò ancora a documentare quel qualcos'altro che va oltre il racconto umano. Quindi, fin dove mi voglio spingere, fin dove c'è materiale da raccontare. Continua così. Grazie. Sarà fatto. Un servizio sull'ospedale Giuseppe Antonini di Mombello. Sai che mia zia ha lavorato 37 anni, avendo anche lei col tempo squilibri mentali? Mi piacerebbero altri approfondimenti su Mombello. Parlerai ancora di Mombello? Perché non fai una visita guidata a Mombello? Quando ci troviamo, vediamo per la continuazione del nostro Era Mombello. Mi metto il cuore in pace e aspettiamo la primavera che farà sbocciare i fiori e il nostro voltaggio. Ciao, dal Grintaiù. Sì, parlerò ancora di Mombello, perché tutta la storia che c'è intorno a questa struttura è molto importante. Quindi, oltre al valore artistico e a personaggi tipo Gino Sandri che hanno militato dentro il manicomio, oltre all'importanza storica della struttura, oltre al prodotto di Era Mombello, delle fotografie del fascismo e che hanno raccontato un'immagine, una realtà falsa di quella che poi è quella struttura, c'è tutto l'universo umano che circonda questo ecosistema. C'è un ecosistema intorno a Mombello che devo assolutamente raccontare. E si inizierà appunto portando avanti quello che poi è la supervisione da occhi diversi del lavoro di Era Mombello, quindi andare ad avere una spiegazione un po' più concreta delle immagini fatte nel periodo fascista, andare ad approfondire appunto il lavoro fatto da Ragozzini di Era Mombello, dovrò buttare giù le basi per fare una serie di interviste alle memorie orali di questa struttura e tirar fuori un qualcosa di più umano con una mia carissima amica che si chiama Yussin, e cercare di narrare il lato umano, continuare a valorizzare quello che è Mombello. Sì, comunque sì, c'è tantissimo materiale da fare su Mombello, c'è tantissimo lavoro da fare su Mombello. E non per ultimo controllare se in archivio esistano della corrispondenza mai inviata, perché narrare anche quella sarebbe molto importante. Mombello sarà un elemento chiave del prossimo anno. Organizzare visite guidate nei manicomi abbandonati sarebbe magnifico. Ho visitato Mombello da fotografo amatoriale, ma quello che mi è mancato è una spiegazione dei luoghi dove mi trovavo. Penso anch'io che visitare certi luoghi senza avere una spiegazione non sia corretto, perché la differenza lo fa tutto il racconto che ti viene fornito dentro questi luoghi. Quindi, riallacciandomi alla risposta precedentemente fatta sulle visite guidate, qualora si riuscisse a effettuare una visita guidata in un'ex struttura manicomiale, è proprio il racconto che fa la differenza. È il racconto che ci educa al nostro sguardo e ci insegna a vedere le cose in un modo diverso e a dare il giusto valore a quello che noi stiamo fotografando. Quindi, qualora ci fosse la possibilità di fare una visita guidata dentro un ex manicomio, narrare le storie è necessario e obbligatorio per far sì che le persone che ascoltano questi racconti e che seguono in questa visita guidata riescano a vedere le cose nel modo corretto e nel modo storicamente congruo. Suggerirei un maggior impegno, anche apertamente critico, sugli aspetti sociali. Grazie.
Grazie del suggerimento, farò il possibile per sensibilizzare questa cosa. Sicuramente decidendo di trattare più il lato umano il prossimo anno, probabilmente verrà fuori qualcosa di molto più forte a livello emotivo. Quello penso proprio di sì. Vorrei, oltre a tutto quanto documentato, vedere che oggi la situazione è migliorata per questi malati. C'è molto pregiudizio nella gente e un attimo e amici e conoscenti spariscono. Scusa, forse non è la parte tua di lavoro. Era solo uno sfogo. Ciao. Mi riallaccio sempre alla risposta precedente, raccontando le persone, raccontando le memorie orali di questi luoghi e come nel presente sono proseguite, sicuramente si apriranno tanti spiragli su quello che è la condizione attuale. E sicuramente si vedrà tanto. Tanto di passaggio, tanto di cose come sono evolute, se sono andate bene, se sono andate male, ci sarà probabilmente qualcosa di nuovo da raccontare e da documentare. Chat diretta con l'autore e contatti con i personaggi dei racconti. Chat diretta con l'autore sarebbe fantastico e nei limiti anche con le persone che comunque collaborano in questi racconti, potrebbe essere molto interessante. Se vi fa piacere, si potrebbe iniziare a pianificare una cosa del genere almeno una volta ogni 3-4 mesi, un incontro, 3 incontri l'anno, 4 incontri l'anno di chat con me o con qualche contatto importante che ho conosciuto in questo percorso per poter parlare tutti insieme. Potrebbe essere veramente una cosa molto interessante. Grazie per l'ascolto, ci sentiamo prestissimo. Ciao!